Buonasera a tutti, siamo in diretta FM da Radio.0 qui a Piazza del Plebiscito come tutti gli altri giorni all'interno dello Slow Food Village per Caffeina. Abbiamo un grandissimo ospite con noi, Vincenzo Costantino Cinaschi, che è un poeta, un grande poeta nostrano. Buonasera a tutti. Buonasera, vorrei partire citando Bukowski, una frase che ho trovato in uno dei suoi libri: è la poesia che a qualcosa serve, credetemi, impedisce di impazzire del tutto, come se per lui la poesia avesse un effetto terapeutico. Vorrei sapere come senti tu, che effetto ha su di te scrivere poesia? Beh, sono quasi completamente d'accordo, come si diceva una volta. Terapeutico lo è sicuramente, io la considero anche una specie di arma impropria, la poesia, nel senso che è il braccio armato della curiosità. Il talento del poeta, se esiste, è la grande capacità di traduzione che nasce dall'osservazione, che è figlia della curiosità, per cui tutto quello che vedi riesci a tradurlo in maniera potabile nei confronti di chi legge, di chi vive quella stessa poesia anche senza accorgersene, compie una missione. Non è un missionario il poeta, però possiamo dire che aiuta a mantenere la calma, soprattutto chi scrive. Io scrivo per stare calmo, altrimenti farei a botte dalla mattina alla sera. Scrivendo mi placo e diciamo, riesco a raggiungere una forma di pace, che una specie di nirvana diventa. Non mi piace la parola nirvana, però diciamo la catarsi, dai, è catartica. Si riappacifica un po'. Molto, vorrei molto. Sapere quando hai sentito per la prima volta il bisogno di scrivere poesie, come, perché hai continuato a farlo soprattutto? Ma non credo ci sia stato un momento preciso. Sin da piccolino mi sono appassionato prima alla lettura. Ho imparato prima a leggere e poi a scrivere. Ma proprio da giovanissimo, ai 5 anni e mezzo già avevo imparato a leggere, mi piaceva molto. La scrittura è venuta conseguenziale, perché leggere mi incuriosiva molto e ho cominciato a pensare a scrivere anch'io delle cose che mi sarebbe piaciuto leggere da grande. Chiaramente non erano ancora poesie. Poi questa cosa si è sviluppata da sola, diciamo che è stato puro istinto, anche istinto di sopravvivenza per certi versi. Non con falsa modestia ti posso dire che ho continuato a scrivere perché non trovavo niente di buono da leggere in giro, allora ho detto: beh, scrivo io, almeno qualcosa che mi piace lo trovo. Scherzo, ovviamente, non è presunzione. No, in realtà diciamo che ci sono delle fasce di età che aiutano ad emanciparsi da certe forme di vita. La scrittura aiuta tanto, veramente tantissimo. E poi c'è un periodo della vita che quasi per tutti è un po' oscuro, un po' buio, no? Abbandoni un po' la scrittura, perché quello è il periodo della ricerca, stai cercando di capire chi sei e non lo puoi fare attraverso la pagina bianca, devi farlo proprio con l'esperienza, col vissuto vero, e poi ritorni per raccontare quello che hai messo in valigia, no? Per cui se non riesci a far questo e pensi a 20 anni di avere la verità in tasca, sei un cantautore, non sei un poeta. Dici, non vai da nessuna parte. Per te quando è che ti è capitato? Che età avevi quando hai avuto questo periodo di buio? È stato lungo, diciamo che fino ai 35 anni, dai 24 ai 35 mi sono dedicato a vivere. 10 anni di metabolismo praticamente. Sì, diciamo 10 anni di viaggio interiore, esteriore e anche marginale, molto borderline. Io ti ho conosciuto tramite Guido Catalano, perché una volta abbiamo in radio, abbiamo intervistato Guido Catalano, gli ho chiesto, lui vive di poesia con i suoi reading, ho detto: è possibile vivere di poesia in Italia? Dice: veramente no, lo faccio io e poi forse ci riesci un altro che è Cinaschi. Io non ti conoscevo prima, l'ho conosciuto così, è veramente così anche per te? Sì, Guido è un amico, tra l'altro, ci conosciamo da tempi non sospetti, siamo usciti con le nostre poesie in una raccolta curata da Paolo Ornaghi, che era un ragazzo, un uomo adesso che si occupa ancora di poesia, aveva una fondazione, un'associazione che si chiamava Il Viandante, ci intervistò per primi, sia a me che a Guido, e ci mise insieme in una raccolta poetica. Sì, ci riusciamo, siamo un'anomalia italiana, nel senso che riusciamo a fare quello che ci piace, quello che amiamo,
e riusciamo a pagarci le bollette, a pagarci l'affitto e a mantenerci. Io addirittura ho una vita di coppia perché sono sposato, quindi riesco anche in due a viverci. E siamo veramente una strana anomalia che non viene raccontata, per fortuna. Il giorno che verrà raccontata sarà perché non ci saremo più. A quel punto manderemo a fanculo tutti quanti, perché accorgetevene quando siamo vivi, quando si è morti poi è troppo facile. Sono molto d'accordo, voi per i poeti purtroppo è così. Vorrei sapere quindi qual è, come vivi l'esperienza dei reading, anche perché so che tu fai reading musicali, tra l'altro, che è una cosa che si accosta benissimo alla lettura. Certo. Li fai per tutta l'Italia, sì, li organizzi, sì. Anche la frequenza? Ma non sono veramente autonomo e indipendente in questo senso, un vero indipendente. Non avendo un'agenzia di booking che mi procura le date, ricevo delle chiamate, ricevo delle mail, ricevo dei messaggi, telefonate che mi invitano, ci si mette d'accordo sui costi di viaggio, ovviamente, di pernottamento, di vitto, di alloggio, la paga dei musicisti, che chiaramente sono dei lavoratori anche loro insieme a me. Non ci sono confini che tengano, io sono stato dappertutto, Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige, Svizzera, Puglia, adesso devo andare in Puglia fra poco per una settimana nel Salento a fare dei recital e anche dei laboratori di poesia, poi tornerò nel Lazio ancora a metà luglio, mi piace girare e scoprire il paese e le piccole province che in questo momento secondo me rappresentano la vera realtà italiana, cioè le grandi città ormai si sono omologate, vivono di surrogati televisivi, cartacei anche, invece la provincia è tornata ad essere affamata, a conservare quell'intelligenza che ha sempre avuto, e io mi spendo molto più volentieri di notte in piccole città, in piccoli paesi che nella mia città che è Milano, la mia città mi annoia mortalmente, sta morendo di nostalgia. Invece la piccola provincia, il piccolo paese è ricchissimo da quel punto di vista. È fertile. È vivo, è vivace, è vivo. Poi è chiaro che ci sono tutte le difficoltà che comporta vivere al di fuori dall'omologazione. Il paesino non ti darà mai le stesse cose che ti può dare una grande città. Ma cosa ti sta dando in questo momento la grande città? E quella è la domanda che ti devi fare. Non mi interessa avere i locali aperti fino alle 4, quando è possibile, se ho il bar sotto casa dove incontro gli amici, bevo del vino, chiacchiero di libri fino alle 5 del mattino facendo l'alba, e sto parlando di una cosa che mi piace fare, non essere obbligato a fare altro per star bene, no? O fingere, soprattutto. Assolutamente. Ce l'hai un episodio, un aneddoto nella tua carriera, di un qualsiasi reading che ti è rimasto veramente impresso? O che ti ha fatto amare ancora di più quello che fai? Ma ce ne sono diversi, ma non sono raccontabili perché sono finiti male. Mi viene da ridere a ripensarci, però sono finiti. Beh, il primo, ti posso dire il primo, anche se tanto siamo tutti adulti, non c'è. Il primo reading della mia vita fu a Montecchio, all'ultimo festival di Cuore. Non so se vi ricordate di Cuore, era una rivista diretta da Michele Serra che faceva ogni anno un festival in Emilia. E io dovevo fare il mio primo reading, proprio il primo della mia vita. Avevo pubblicato un librettino underground che si intitolava Chi è senza peccato non ha un cazzo da raccontare, prima versione. E mi reclusero in una roulotte per 3 ore circa, dicendomi che era il camerino, aspettandoli in compagnia di una bottiglia di vodka e una di lemon soda. E nell'attesa avanzò solo metà bottiglia di lemon soda. Quindi andai a fare il reading, diciamo che ero molto alterato, molto, molto vivace, e quando iniziai la mia prima poesia creai una divisione. A sinistra c'era chi inneggiava la nascita di un nuovo poeta, a destra chi ovviamente diceva: ma da dove è arrivato questo? Non vedete che è solo un vecchio ubriacone che non capisce un cazzo, biacica. Alla seconda poesia, dalla destra, che invece tifava, mi portarono una bottiglia di vino da condividere sul palco. Io tirai un sorso di bottiglia di vino rosso e, così come raggiunse le viscere, non trovò compagnia felice con la vodka, risalì su e hai fatto la fontana. E andò a bagnare il pianoforte che mi stava sotto, che mi stava accompagnando. Ed era un caro amico di Dalla che suonava il pianoforte. Un bellissimo esordio. Questo era l'aneddoto. Iniziò così la mia
la mia strada di reading in giro per il paese. Quindi farlo all'inizio è molto più bello che farlo alla fine. Quindi sai già che peggio di così non puoi fare. Si è svezzato subito praticamente. Sì. Guarda, adesso so che ci farai una lettura dal vivo, è una cosa bellissima, sono molto contento di questo. Dal tuo libro che senza peccato non ha un cazzo da raccontare, come abbiamo Bene. Detto. L'hai detto tutto, non hai censurato il cazzo, perfetto, mi piace. La poesia in questione si intitola Niente è grande come le piccole cose, dice già tutto il titolo. Gustatevi i momenti piccoli, i momenti insignificanti, perché sono quelli che poi vi faranno diventare grandi. Mentre spremi un'arancia, la lavatrice canta e l'acqua della doccia ti riscalda i pensieri. La vita si offre così, attraverso uno schermo di persuasione. E mentre c'è chi guarda il sole aspettando la luna, c'è chi si guarda intorno aspettando un segnale. Basterebbe guardarsi dentro e intristirsi per il continuo bisogno di eroi. Da quando mi impediscono di bere, di fumare e mi istruiscono sull'alimentazione sana e seguono i miei passi, le mie conversazioni, per paura che io vi faccia male, è lecito domandarsi se ci sia vita su Marte. Quando chiudi la porta, che tu sia dentro o fuori, ricordati che niente è grande come le piccole cose e che quando incontri qualcuno che ti sembra non sappia quello che dica, in realtà sta semplicemente dicendo quello che sa. Noi ringraziamo Vincenzo Costantino Cinaschi. A voi, grazie a voi. E ci risentiamo tra poco sempre qui da Piazza del Plebiscito, all'interno dello Slow Food Village per Caffeina Viterbo. Se li vogliamo invitare questa sera a Piazza Cappella, dal vivo con i miei due musicisti, pianista Mel Morcone e il trombettista Raffaele Kohler. Alle 9:30 a Piazza Cappella. Ci sarà da ridere ma anche da piangere. Grazie, a tra poco.